Proviamo a ritornare qua. Allora, lì sopra possiamo andare volendo. Però voglio andare verso sinistra. Voglio capire un attimino se la mappa è esplorabile sempre come vuoi. O se appunto, cioè tipo Breath of the Wild, oppure se è limitata come il classico. Magari appunto Link's Awakening o A Link Between Worlds, A Link to the Past, dove praticamente per andare da un punto all'altro, se vi ricordate, c'era il aspetta che lo ammazza. Grazie. Bisognava tipo passare da un'altra parte, no? Vedi presente? Addirittura nel Link to the Past bisognava proprio anche cambiare col Dark World. Crawley. C'ho la mia guardia del corpo lì. Che poi in realtà il fatto è che sono lentissime. Si possono rompere questi? No? Dite di no? Aspetta che. Mannaggia. Non lo prenderanno mai, vero? Meglio lui. Sì, appunto lì bisognava tipo passare, cambiare mondo da una parte all'altra. Questi che ti rubano le rupie sono degli stronzi. Bra. Quanti cacchio siete? Matalo. No? Va bene. Se non rompe le palle, può starci. Voglio vedere se riesco. No? Sì, boh, va bene, ci sta. Cioè, almeno non devi essere super preciso, per fortuna. Ok, quindi. Credo che qua stiamo andando verso il deserto. Sì, no, credo, non lo so, adesso vorrei vedere meglio. E voglio vedere anche un'altra cosa. Se arriviamo da qualche parte. Percorrendo sti posti. Quelle rocce lì mi sembravano qualcosa, ma. Spiaggia di Meridia. Sono giù. Sono tornato indietro. Ah, il fatto che io posso andarci, però, vuol dire che posso andare. A parte quello, potevamo prenderlo, ok? Non far cagate, se cado è un casino. Però, bello. Bello che puoi andare. Cioè, sì, se ti vogliono bloccare, ti bloccano, non è quello. Puoi skippare un sacco di roba. Credo di aver skippato tutto il pezzo là. Per arrivare lì. Lì c'è un coso. Cos'è un Brambling? Quello. E poi qua magari non c'è niente, per carità. Oh, quello è mio. Ce lo facciamo il deserto, ovviamente. Non è che adesso lo so skippare veramente. Però siamo già arrivati dall'altra parte. Ok, questi sono respawnati o. Sì, ma respawnano in fretta, eh? Anche troppo in fretta, in realtà. C'è uno scorpione. Deserto Kerud, ok. Non ci saranno mai le molde notte, è vero? Le solle Gerudo. Non mi ricordo come si chiama l'oasi che c'era prima della cittadella. Da qualche parte deve esserci un posto in cui creare un accesso, ma come faremo a trovarlo? Questo deserto è incredibilmente vasto. Per ora direi di cercare dentro dello squarcio più grande, se sei d'accordo. Tra l'altro sono una donna.
quindi in teoria posso entrare senza problemi. In teoria. In pratica non lo so, però. E allora, aspetta, ok, devo capire un attimino come fare le cose. Tac. Servirebbe anche un mezzo blocco normale, senza trampolino basterebbe, comunque. Te sei un altro, vero? Te sei nuovo. Non volevo. Cacchio, c'è l'altezza. C'è un'altezza massima. Oh oh. Vai, sono tuoi. Si riesce a colpirli. Io mi nascondo dietro. Deve fare da calcio. Vai. Tacle. No, deve fare da calcio. Scusa, sono delle mazze da... È una mazza da baseball. Porca merda. Quanto cacchio di danno mi ha fatto. Magna, magna. No, uno è andato. Ok. Fanno un botto di danno. Carambodillo livello 2. C'è proprio il livello 2, ma è lo stesso quindi carambodillo? Cioè la razza è la stessa, ma è di livello 2? No, vai, ti do una mano. Tocca fare così, perché sennò... Carambodillo, livello 2. Ok, dammi un frammento. 10 cactus semifreddi. Grazie. So farmi le cose, però grazie. Ok, voilà, che fa veramente un sacco di danni. Ho perso la mia fata. Vabbè. È andata così. E quello? Aspetta, 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 aspetta. Vai, tacle. Speravo facesse più danno. Cioè, col fatto che costa 3 Aruroda. Piccanti. Calderoncino. Si chiamava Calderone? Non mi ricordo come si chiamava. Era Calderone? Quello che poi ci facevi per resistere al freddo. Beh, che, comunque guardando. Oh, salve. Guardando qua che siamo nel deserto, non ci sono gli agenti atmosferici come il caldo, il freddo. Ma quanti mostri ancora dovremmo eliminare? Sono esausta. Insomma, se continuiamo così lo squarcio nel deserto forse si ridurrà. Possiamo farcela. Faremo svanire lo squarcio e ci riprenderemo il sacro Gerudo. Bella. Un bizzarro squarcio inghiottito il nostro sacrario e poi partite da lì sono apparsi squarci in tutto il mondo. Non riesco a credere che sia successo davvero. Dobbiamo rinchiudere... Richiedere gli squarci il prima, al più presto. Non ammazzando i nemici singoli. Che poi potrei usare. Ah, ok, l'ho rotto io. Potrei usare la spada. Dai. Olè. Un cacchio. Thank you. Questo non l'ho mai visto.
Piragna delle sabbie. Ah, semplice così. Ok. Ho capito. Mi sa che l'ho trovato. No? Cioè, magari è quello, ma appunto prima va rinchiuso va richiuso lo squarcio che c'è giù là. E dovrebbe richiudere anche quello. Potrebbe essere. Salve. È raro vedere una Ilia nel deserto che rudo, disse la probabilmente Ilia. In quella tenda là c'è una serie di Gerudo che fa delle ricerche strane. A caso dello squarcio sono tempi duri per tutti. Magari faccio un salto per vedere di che si tratta. Potrebbe essere una buona distrazione. In quella tenda là. Ma io devo andare lì? Non ho capito. C'è il puntino. Ciao. Se non lo sa nemmeno Lady Facette? La consigliera della matriarca deve essere un posto irraggiungibile, no? Ah, scusa, mi chiamo Ormalia, sono una guardia dell'Oasi. A parte sorvegliare l'Oasi, in realtà mi è stata affidata un'altra importante missione. Sei una viandante, vero? Allora forse puoi rispondere alla mia domanda. Hai mai visto una piastrella in grado di volare? Sì. Secondo le ricerche di Lady Facette, pare che le antiche Gerud usassero simili piastrelle come trappole. Ho cercato ovunque ma non ho trovato nulla che ci assomigli. Ti chiederei di aiutarmi se puoi. Quindi praticamente ci sono molte quest che ti chiedono di far vedere dei nemici. Qua c'è il mega squarcio, qua ci sono i nemici che escono dallo squarcio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sono loro. Sono proprio loro. Cos'è quella cosa azzurra? Aspetta. Loro sono i Re-Dead. Vero? Boia, ci mettono molto a morire. Non do... Ah no, zombie... Sì, allora, aspetta. Non sono i Ghibdo. Credo che i Re-Dead siano tradotti in zombie. È il nome alternativo dei Re-Dead. Ci sono i Ghibdo e ci sono gli zombie barra Re-Dead. Credo che siano loro. E poi c'ha... Vabbè, oddio. Sì, c'hanno l'urlo. Credo siano loro. Sapete, no? C'è sempre quella questione un po'... Boh. Sono loro, non sono loro. Si capisce poco. Quindi... Abbastanza lontano anche. Ci muoio. Ci muoio. Via. Quanto cacchio sono veloci? Salve. Allora, chiaramente va a mangiare qualcosa. Un quarto. Boh, grazie. Allora, dimmi. Qua suppongo mi serva qualcosa per bloccare il vento. Potrebbe essere una roccia? Sì. Thank you. E questa ce l'abbiamo. Questa è nuova. Vaso Gerudo. Giara Gerudo. Va bene, varianti varie. Sì, ma dammi qualche cuoricino. Qua possiamo passare col letto. Ah, memorizza. Tutto
tutto, cannone ad aria. Il discorso più che altro poi diventa... Ah, beh, per togliere questi. Porca. Il discorso poi diventa che è difficile... È difficile andarlo a selezionare, un oggetto. Non ce n'era bisogno. O no? Perché se sono molti. Ok. Vuoi che non ci sia qualcosa sotto la sabbia qua? Di nascosto? Dai. Dai, caccia fuori i mostrozzi. No. E va bene. Che cacchio siete voi? Uè! Mi ha fatto danno? Posso far così? Aspetta. Romperanno un po' le palle. Si mettono uno sopra l'altro. Non posso neanche spegnere. Il fate quello. Spero di poterli spegnere. Ma consumano. Ma hanno consumato tutto. Tipo gli annulla il vento. Memorizzate il tornado. Ok. Sa che mi ammazza anche i follare, via anche i compagni. Bravo, in testa. No. Brutto schifoso. Scassa valle. Qua ci saranno delle rupie. Dei semifreddi. Una patata. Lito patata. Recuperi qualche cuore. Grazie. Grazie. Veramente, guarda. Lito patata. Mi sembrava una roccia all'inizio. Poi ho detto no, dai, sarà una patata. Easy. Se esco dall'area... Ah, ok, cancella tutto. Quindi si resetta completamente il... Il... No? Quello. Piastrelle però non le abbiamo trovate, eh? Ricordiamocelo. Dobbiamo trovarle. Ah, cerca un punto... Lì, tra l'altro, vedo che in mappa sono segnate le missioni secondarie. Quindi buono. Perché perlomeno se le troviamo. In realtà l'obiettivo sarebbe quello di trovarle e farle. Se possibile. Tipo questa della piastrella volante. Avverto la presenza dei miei amici. Dei miei fra. Tri è sparita. Sotto di noi c'è un posto in cui non posso creare un accesso. In cui posso creare un accesso allo squarcio. Seguimi, Zelda. Sì, è sotto, però. Non puoi seguirmi sotto la sabbia, Zelda. Faccio fatica. Che si fa? Si scava. Se chiedessimo informazioni alla persona qui vicino, magari sa dirci come fare per scendere sotto la sabbia. Che ti sembra un animale, non lo so. Una bestia di qualche tipo. Puoi vedere un attimo. Perché effettivamente adesso. C'è niente. Se togliessi la sabbia così? No. E niente. Perché magari adesso che possiamo togliere quei robe. Cosa vuoi? Tu non sei una Gerudo. Vuoi andare sotto la sabbia? Da qui è impossibile. Solo chi è autorizzato dalla matriarca delle Gerudo può entrare. Ora sciò, vattene. Non credo ci lascerà passare. No, però c'è una matriarca. Cos'è quell'urlo? Che succede? Non posso abbandonare la mia postazione.
C'è qualcuno a terra. Bella. Va bene, aspetta un attimo. Devo chiamare il bro. Mi sa che tocca ammazzare loro prima. Bravo. Ah, quindi solo loro comunque danno queste qua. Non esistono nel mondo normale. Bravo, al volo. E che mostri non ci sono più. Con la scimitar. Aspetta, le hai sconfitti tu per me? Hai sconfitto i mostri contro cui io stavo avendo così tante difficoltà, eppure da sola. Grazie, mi hai salvato la vita. Non vede tre. Ah sì, non mi sono presentata. Sono Donna. Donna. Capitana delle soldate Gerudo. Qual è il tuo nome? Piacere di conoscerti, Zella. Ora che ci penso, però, che ci fai in queste lande sperdute? Capisco. Quindi stavi viaggiando. Stai viaggiando per rinchiudere. Per richiudere gli squarci. Se ce l'ho con sto rinchiudere gli squarci. Per richiudere gli squarci, molto bene. Cosa stai? Richiudere gli squarci? Il fatto è che questo squarcio ha causato enormi problemi anche a noi Gerudo. Ci hanno detto che sparirà se continuiamo a eliminare i mostri, ma la sensazione è che non sia affatto così, che non stia funzionando. Ma chi è che ve l'ha detta sta roba, più che altro? Lo squarcio rimane e i mostri continuano a riversarsi fuori da esso, uno dopo l'altro, senza che se ne veda la fine. Se riuscissimo a chiudere lo squarcio potremmo mettere fine a questa storia senza che nessuno debba più soffrire. Senti Zella, perché non chiede a questa persona come andare sotto la sabbia? Forse lo sa. Zelda? Sì, sì, non la vede. Sotto la sabbia, nel sottosuolo, si trova il sacrario Gerudo. Vuoi dire che se riuscissi a raggiungerlo saresti in grado di rinchiudere lo squarcio? Qui c'era l'entrata del sacrario, ma ora è completamente sepolta dalla sabbia. Così che il sacrario è inaccessibile. Dobbiamo sgombrare l'entrata sepolsa. Sepolsa, certo. Sepolta, ripristinandola. Come? Se arrivassimo in fondo alla grotta sorvegliata dalla soldata, potremmo rimuovere la sabbia. Però così facendo lasceremo via libera i mostri che sono là sotto. Ecco perché per ordine della matriarca è stata bloccata. Sarà difficile far tornare tutto come era prima. Per andare là sotto dovremmo sgombrare l'entrata. La verità è che il sacrario è stato inghiottito da un enorme squarcio. Da allora sono stati numerosi avvistamenti di mostri provenienti dalla sua entrata. Perciò sarà deciso di bloccarla per intrappolare le mostre nel sottosuolo. Ah beh, ok, sì. Quindi vuoi scendere giù per riparare lo squarcio? Va bene, allora andiamo a parlare con la Gerudo. Con la matriarca. È il minimo che posso fare per ringraziarti di avermi salvata. Ma soprattutto se tu facessi davvero sparire lo squarcio, potremmo superare questa crisi senza che le altre soldate restino ferite. Rivediamoci al palazzo della cittadella Gerudo ovest di qui. Solitamente l'accesso è consigliato solo alle Gerudo, ma ti procederò per chiedere di lasciarti entrare. Solo alle Gerudo, quindi non solo alle donne. Ti aspetterò là. Why Goron? Che poi quella roba non l'ho capita. Perché Goron sì? Perché forse sono... tra virgolette innocui. Cioè... sceglierebbero l'orso piuttosto che l'uomo. In questo caso sceglierebbero il Goron piuttosto che l'uomo. Più o meno. Io non so dove... vabbè, questa mi sa che è la cittadella, vero? La butto lì. E sì, e siamo tra l'altro al lato. Abbiamo raggiunto il lato... ovest. Lato ovest della mappa. Cacchia, là sotto c'è un botto di roba. Io sti cosi non so se nascondono qualcosa. Aspetta. Sì. Ma non ci sarà niente, figurati. Però sta cosa mi fa preoccupare. Posso? Quella! E mi fa preoccupare perché se c'è della roba sotto lì. Ciao.
Scusa se te lo chiedo sui due piedi, credi che esistano gli spiriti delle sabbie? Nel deserto mi sono trovato in mezzo a una tempesta di sabbia e ho avuto una tromba d'aria alle calcagne. A causa della sabbia e della tempesta non ho potuto vedere chiaramente, ma giuro che mi è parso di scorgere un volto nella tromba d'aria. Credo uno spirito, oppure. No, eppure non ricordo di aver fatto niente di male per suscitare l'ira di uno spirito. Ero vero? Ero vero? Oppure me lo sono immaginato? Se mi ricapitasse potrei verificarlo. Te vuoi il bro tornado? Uno spirito delle sabbie. Ah, un tornado. Un tornando. Si chiama tornando o tornado? Non era uno spirito, ma un mostro chiamato tornando. Ora che lo guardo bene, non sembra proprio uno spirito. E quindi mi inseguiva perché voleva spazzarmi via. Mi ero proprio immaginata tutto. Mi hai aiutato molto a capire. Mi sento meglio, tieni per il ringraziamento. È tornando o tornado? Non ci posso credere, mi vanto di essere una Gerudo e poi mi perdo di tra spiriti e cose simili se lo viene a sapere la matriarca. Ma le paure non si possono controllare troppo. Tutti hanno qualcosa a cui non riusciranno mai ad abituarsi. Beh, la paura è buona. Si chiama tornando. Vabbè. Che poi perché? Cioè, tornando da dove? Vedo che. Vediamo che tempo meraviglioso ci aspetta anche oggi. Quando è così mi piacerebbe stare a letto tutto il giorno. Col caldo del deserto. C'è un conto se dici. Boh, fa freddo. What the fuck? What the fuck? Non posso uscire. Ok. Quindi posso mettermi dentro le giare. Posso usarle in quel modo. Bello. Carino. E cos'è sta roba? Difesa dalle sabbie mobili. Mi compro. Spero che non me li diano gratis. Tra un attimo. E guarda, già che ci sono, faccio anche un'altra cosa che probabilmente servirà. Non so, così a naso, eh. Probabilmente se accendiamo queste torce. Se ne tocca una si disintegra. Ok, non so che cosa. Altro? Lì c'è un cactus in mezzo agli alberi. Un po' particolare come cosa, eh. Invece mi sa che non serviva a niente. Occhio gatto. Questo? No, credo non servisse a niente. Aspetta, eh. E niente, vabbè, abbiamo acceso una luce. Così giusto per. Salve. Controllo che non ci sia tipo qualcosa che brilluccica, perché a questo punto. È bella però sta roba dei gatti. Se non c'erano gatti e animali vari. Da quando gli scorsi hanno fatto la loro comparsa, le soldate hanno combattuto senza sosta durante il cambio. Oggi non sono in servizio, però andare a fare una passeggiata tenendo gli occhi ben aperti potrebbe essere utile lo stesso. Chi credi sarà la prossima trimarca, gattino mio? Pensi Dona? E tu che vuoi? Guardare la gente. Guarda che fissa la gente da maleducate. E io guardavo il gatto. Tanti gatti. Neri. Bellini. Qua si è spento, non mi sa che non c'entrava niente. Vabbè, forse. In teoria dovrebbero esserci le angurie. Vedi quella Gerudo seduta? Lei è stata annullata molto tempo fa ed è in questo stato da quando è tornata. Prende la disgrazia, è una danzatrice sublime, incredibilmente allegra e spensierata.
Vederla cambiata così è tragico e terrificante, maledetti squarci. Non mi ha detto niente. Salve. Creatura adorabile, se ti bastasse. Se solo bastasse essere adorabile da queste parti, ti ci vuole qualche muscolo in più, fidati. Per ora nulla di che. Questo mi sa che l'avevamo già visto. Strano che comunque sia una roba vuota. Un'Ilia che attraversa il deserto e arriva fino qui, non devi avere una grinta. Sono brusco, ma avrei una cosa da chiedere a una vendita esperta come te. Forse hai già visto qualcuno per strada. Crescono delle piante simili ai cespugli rotolanti di erba secca. Purtroppo rotolano via, spinti dal vento, se arrivi a toccare si disintegrano. Questa cosa non è possibile toccare, sto cominciando ad ossessionarmi. Vorrei soltanto poter osservare una con tutta calma. Se ne provo una, si disintegra e viene spazzata via dal vento, insieme alle mie speranze. Se riesci a portarmi qui uno che la venda, ti darà una bella ricompensa. Allora, io non penso di poterlo creare, vero? Non l'avevamo preso. Però mi viene in mente che abbiamo questo. Ma mi sembra una cosa assurda. No, si spacca. Niente da fare. Si spacca, non si crafta. Quindi non saprei. Sono la soldata Gerudo, in questo momento sono fuori servizio e non mantengo solo l'allenamento. Sono molto orgoglioso delle mie movenze rapide. Sta camminando in moonwalk. È come se non fosse così impressionata. Ti farò vedere di cosa sono capace. Facciamo una sfida, guardi e ladri. Se riuscite a prendere, ti potrei anche regalare qualcosa di bello. Spero che la rotazione basti. Cioè, a meno che non... Ah, ok. Scappo, se vinci, si riesce a toccare. Puoi anche bloccare il passaggio, non mi importa. Cominciamo. Faccio così. L'avevo preso, ma vabbè. Sei incredibile, persino più brava di me. Va bene. Molto intelligente comunque. Cioè, vede che faccio il giro di là, non è che torna indietro. Sei davvero sorprendente. Le tue gambe sono potenti come se avessi attraversato il lungo e largo tutte le regioni del mondo. Questa è la nostra sfida, mi ha insegnato che devo concentrarmi al massimo. Ecco qua. E figurati. Mi allenerò più duramente. Bravo. Allora, qua si va dalla big boss. Sicuro. Qua. Dai. Tira fuori. C'è qualcosa? Non mi ricordo come ho fatto a rompere prima e provo. C'era un cactus che ho rotto. Scusa.